dal Parque Centenario nella zona di Cavascito al Jardín Botanico nella zona di Palermo, praticamente per 5 chilometri esiste la capitale di Buenos Aires, la via Julián Álvarez, che è diventata nel presente un vero e proprio centro di devozione per i tifosi nel momento in cui l'omonimo giocatore oggi al Manchester City con i trascorsi più importanti a River Plate ha cominciato a distinguersi con la maglia della nazionale albiceleste ai Mondiali di Qatar 2022. Ma chi era Julián Álvarez? Un personaggio sicuramente fondamentale nella storia di questa nazione, poiché un avvocato e politico che ha preso parte alla rivoluzione di maggio del 1810, che ha favorito la definitiva indipendenza di questo paese, in termini completamente diversi e con un peso storico molto differente, ma socialmente imponente, Julián Álvarez a suo modo ha comportato una rivoluzione all'interno della nazionale argentina, poiché partito per essere il secondo sostanzialmente, Lautaro Martinez, ha finito per prenderne completamente il posto, imponendosi con dei numeri veramente straordinari, considerata anche la sua giovanissima età. Se contro Arabia Saudita e Messico è dovuto partire dalla panchina nelle restanti sfide, Julián Álvarez è sempre stato titolare con l'Argentina, contro la Polonia, l'Australia, i Paesi Bassi e infine la semifinale contro la Croazia. Le prime due reti proprio contro Lewandowski e compagni, poi contro gli oceanici, ancora un gol fondamentale e infine la doppietta contro i croati. La sua media oggi dice che segna un gol ogni 91 minuti. Un giocatore fondamentale in questo scacchiere tattico che sarà altrettanto importante per Messi, suo compagno di reparto principale, nella finale più attesa, quella contro la Francia, per vivere in qualche modo un sogno che non c'è dall'epoca di Diego.